Orientamento scolastico e parliamo dell'Istituto Tecnico Professionale di Arezzo. Con noi abbiamo la professoressa Martina Scala, animatrice, animatore digitale e responsabile dell'innovazione all'interno dell'istituto. E poi do il benvenuto a Giulia Coppi e Federico Cacioli, perché Giulia è indirizzo Orafi e Federico è invece indirizzo grafico. Però qui stiamo parlando proprio di innovazione all'interno dell'istituto, vero Martina? Sì, Noi ci stiamo. diamo del tu, quindi voglio Sì, ci dire, conosciamo e ci diamo del tu. non facciamo ipocrisia. Assolutamente. Quindi, Susanna, siamo qui per parlare ora di una grande innovazione del nostro istituto, che è di questo nuovo corso 4 anni più 2, che rientra quindi nella riforma dei tecnici professionali e quindi della riforma della filiera tecnica professionale. Allora, come funziona? I ragazzi da settembre si potranno iscrivere al corso Orafo, strutturato in 4 anni. Al termine dei 4 anni conseguono il diploma di Stato, il diploma di maturità. Sì. Questi 4 anni sono poi abbinabili al percorso ITS, quindi il tecnico superiore, e Sì. al termine di questi ulteriori 2 anni, quindi 4 più 2 in 6 anni, conseguono un ulteriore titolo, un ulteriore diploma di Stato che è addirittura un quinto livello delle qualifiche europee. Per capirsi, il diploma di maturità è un quarto livello, quindi vuol dire che in questi 4 anni più 2 conseguono un titolo di studio superiore a qualunque altro diploma di maturità che possono conseguire in un altro istituto. E se si ha intenzione di fare la carriera universitaria, si hanno quanti crediti? Addirittura il riconoscimento di 27 crediti universitari Che che sono possono. tanti, a volte sono anche quattro esami, voglio dire, no? In base Esatto, al percorso che si esatto. Quindi sceglie. al termine di questi 4 più 2, se i ragazzi invece che entrare Nel mondo direttamente del nel mondo del lavoro. lavoro volessero comunque proseguire in un percorso universitario, possono risfruttare questi 24 crediti formativi. Ovviamente a questo 4 più 2 è abbinato anche il percorso di qualifica professionale, quindi conseguono anche il diploma di istruzione e formazione professionale regionale e soprattutto nella progettazione di questo nuovo percorso sono entrate direttamente le aziende, quindi si va anche a superare quel gap Sì. tra istruzione e mondo del E devo lavoro. dire che l'Istituto Tecnico Professionale, insomma, è stato tra i primi, a entrare nel territorio, ma le stesse aziende vi hanno coadiuvato Molto. molto perché hanno capito l'importanza delle nuove generazioni che devono entrare nel mondo del lavoro, come Giulia, no? Percorso Orafi, insomma, sei al quinto anno, entrambi siete al quinto anno, quindi insomma, il mondo del lavoro è prossimo, no? Sicuramente prossimo e fin dalla seconda superiore siamo stati improntati nello stage, non solo nella scuola che Perché all'interno della facciamo. scuola ci sono Ah, dei bellissimi laboratori, certo, con figure molto. professionali che vi seguono, cioè, ce n'è una qui, insomma. Esatto. È molto bello e molto anche importante sia all'interno della scuola, però andarlo a vedere fuori è tutta un'altra storia, possiamo Certo. dire, perché tocchi sicuramente la realtà con le mani e ti rendi Che conto poi la come è riporti fatto. E la anche riporti anche a all'interno della scuola, scuola, no? certamente, perché magari vai lì, apprendi cose nuove e dici a scuola mia, ho fatto questo, lo voglio anche rifare, ho imparato cose nuove. Certo, sempre il confronto serve tantissimo. Il percorso grafico, quinto anno, anche per Federico, e quindi anche la tua esperienza è stata, oltre che all'interno della scuola, fuori. Sì, sicuramente. E poi, come diceva Giulia, quello che ti porti magari, che ti porti da fuori, lo puoi usare anche a scuola. Impari qualcosa di nuovo anche tramite i laboratori che abbiamo con i computer, che hanno tutti i programmi che hanno anche le aziende. Ti porti qualcosa di nuovo e lo puoi usare anche con i lavori di Vi scolastici. posso fare una domanda a entrambi? Cioè, avete capito che quando si è finito la scuola non basta, dobbiamo fare una continua formazione a qualsiasi età? Vi è entrato questo un po' nel vostro pensiero? Sì, Lo chiedo. sicuramente Sì. sì, No, perché almeno. una volta, no, finito di studiare, entravi nel mondo del lavoro, finito tutto. Invece oggi è una continua Sì. Poi formazione, a no? maggior Anche ragione, con Susanna, l'ITS. dato che parliamo di innovazione, ci sono dei settori nei quali effettivamente se non ci si aggiorna continuamente, comunque la Cioè, animatore tecnologia. digitale, no? Ecco, che competenze ha all'interno di una scuola? Beh, è la figura che è responsabile dell'innovazione digitale, quindi dell'inserimento delle nuove tecnologie nei metodi di insegnamento, ma anche del cercare di
di rivoluzionare un po' la classica lezione introducendo dei metodi innovativi, quindi una lezione che sia più interessante, una lezione che faccia più presa sui ragazzi e che riesca a trasferire maggiori competenze. E lì no, perché si dice ma seguire già 5 minuti per l'essere umano è tantissimo, quindi se non riesce a fare i gruppi attraverso anche immagini, presumo che apprendiate meglio anche voi, no? Vi annoiate di meno, perché sicuramente, cioè, voglio dire, c'è anche la noia. Infatti, no, anche i metodi di apprendimento sono cambiati tantissimo, oggi si lavora tantissimo per immagini con le nuove tecnologie, certo. E quindi anche la nuova tecnologia, l'intelligenza artificiale, esatto, il futuro va in quella direzione, no, assolutamente, e quindi ovviamente non tutto ciò che è digitale, che è tecnologico, non è strumento di distrazione, no. Ma è un mezzo per fissare meglio le competenze. E poi collaborazioni anche con grandi aziende, sì. Perché so che insomma sei sì, molto attiva, cioè, la scuola è molto abbiamo attiva. Abbiamo collaborazioni oltre che con tutte le aziende del territorio aretino, sì. Ma abbiamo anche con grandissimi marchi. Dai, fai nomi, per favore. Abbiamo con Cartier, Bulgari, quindi cioè, insomma abbiamo fatto progetti veramente di grande respiro. Gioielli veramente... Sì. Sì. Al top, e hanno dato l'opportunità ai nostri ragazzi di vedere, di toccare con mano collaborazioni veramente con grandi brand. Ma anche per poter sognare di andare un domani a lavorare in una grande azienda e poter avere anche le competenze, perché è quello che ci vuole, perché è la formazione, sì, che ti dà, no? Assolutamente. E quindi vi date molto da fare anche per questo. Sì, 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 sì. Infatti abbiamo la fortuna, come dicevamo appunto anche nella progettazione di questo nuovo percorso 4+2, proprio sono le aziende stesse che hanno contribuito alla progettazione del percorso, e quindi ovviamente si parla di una grandissima innovazione tecnologica, digitale, e poi soprattutto si parla di trasferire ai ragazzi competenze che sono quelle che richiede il mondo del lavoro. Sì, perché a volte dice sì, vabbè, però non ha esperienza, e già questa parola dà fastidio, perché se non gli si dà l'opportunità, però ci ha pensato la scuola, sì, con i partner del territorio, voglio dire gli orafi, e quindi cercate di creare questa sinergia che è importantissima. Esatto. Così come funziona nel settore grafico, per esempio, come parlava prima appunto Federico, che a scuola già si utilizzano dei software professionali come Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere, certo, che sono programmi professionali, quindi quando escono loro hanno già delle competenze professionali. Io vi faccio tanti in bocca al lupo, perché poi sono belli, no? Belli. Si vede che sono attivi, e quello è bello, non siete siete attivi, e quindi avete già capito che il mondo del lavoro vi aspetta e dovrete sempre essere performanti. Le giornate aperte ci sono terminate? Oh no, ci sono ancora, il sabato possono venire tranquillamente a visitare la nostra scuola, aperte anche la domenica, certo. Poi facciamo dei laboratori, abbiamo il calendario nel nostro sito. Quindi andare sul sito dell'Istituto Tecnico Professionale, vedere tutto, e lì potete prendere anche un appuntamento e andare. Noi la mattina facciamo i nostri laboratori, la scuola aperta, un giorno da studente, possono venire a provare i laboratori. E allora ringrazio la professoressa Martina Scala, animatore di digitale, nonché responsabile appunto dell'Istituto Tecnico Professionale di Arezzo, e tanti in bocca al lupo per Federico Cascioli e Giulia Coppi. Grazie.